Carrese 2016, dopo un anno di stop, tutto regolare a San Martino in Pensilis, la corsa si è svolta senza problemi. Primi i giovanotti, secondi i giovani, e invece i giovanissimi non hanno potuto partecipare perché la loro documentazione non è stata presentata entro i termini. Ritorna quindi l'evento più atteso dell'anno in paese, ma restate con noi per seguire tutte le emozioni di questa giornata. E incontriamo lo studioso Giuseppe Zio, le carresi del Basso Molise, la carrese di San Martino in Pensilis. Si riparte? Sì, si riparte, siamo un po' convalescenti dopo il colpo quasi mortale dell'anno scorso, ma ci stiamo rifacendo, ci stiamo rimettendo a posto, saremo dentro alla legge e ai protocolli sottoscritti e quindi venga il migliore. Che clima si respira oggi? È un clima di festa, per un ritorno di un momento che è identitario per la comunità di San Martino, perché San Martino fonda la propria identità nel nome di San Leo, della Carrese, per cui averci tolto per un anno questa nostra possibilità di fare questo pellegrinaggio è stato veramente un colpo che adesso piano piano noi cercheremo di recuperare. Ricordiamo infatti che c'è un nuovo disciplinare, ma soprattutto resiste una parte identitaria di questa comunità. Certo, la devozione a San Leo, il pellegrinaggio che noi facciamo a San Leo è qualcosa che ogni anno scandisce i tempi, della comunità, scandisce i tempi di un ritorno al tempo estivo, al tempo del raccolto, rispetto al tempo invernale, dove dividendoci con un lambo magico che è la Carrese, ma poi per unirci come comunità di nuovo e vivere in serenità, in tanta pace tra di noi. Lei da anni sta approfondendo un percorso di ricerca, a breve presenterà anche un nuovo libro. Sì, Don Nicola e la parrocchia hanno organizzato dal 1 maggio al 22 maggio una straordinaria mostra proprio su San Leo, Leo Pater Misericordie, al Palazzo Barinale. Ci saranno, tra le altre cose, durante questa mostra dei momenti anche di approfondimento, tra i quali la presentazione del mio terzo libro, del mio terzo romanzo storico, che è proprio intitolato A Leo, ed è la vita terrena di San Leo, del monaco benedettino San Leo, che è vissuto attorno a cavallo dell'anno 1000 e fu anche abate di San Paolo fuori le mura. Un contributo alla storia di questo territorio. Certo, perché più noi affondiamo e rafforziamo le nostre radici e più noi abbiamo la possibilità di fare futuro, di costruire il futuro. La Corsa dei Carri non è solo un momento storico, un momento comunitario, è anche una delle poche opportunità turistiche che abbiamo nel Basso Molise e a San Martino. Si pensa agli operatori, ai venditori della Pampanella, ai bar, agli alberghi, ai venditori di vino, di olio. Quando arriva questa gente incominciano anche in qualche modo a rientrare economicamente dei soldini che servono alla crescita della comunità, servono a tutta la comunità per andare avanti. È una delle poche opportunità economiche la nostra tradizione. Per cui per questo l'anno scorso diventava veramente un colpo mortale se diventava una situazione che non si poteva fare più. Per cui è fondamentale anche questo. In un Molise poverissimo, dove i paesi, dove il lavoro è quello che è, toglierci anche quest'altra opportunità sarebbe stato veramente un colpo alla comunità. E in tanti sono arrivati anche da fuori regione per assistere a questa singolare manifestazione. Noi incontriamo un gruppo che arriva da Bari, Bari città. Prima volta a San Martino oppure è una conferma? No, la prima volta. Come mai qui in paese, per la Carrese, come avete saputo di questa manifestazione? Perché inseguiamo sempre i posti dove
si mantengono le tradizioni locali e quindi alla ricerca su internet abbiamo visto questa tradizione. In realtà volevamo anche vedere quella di Chieuti, però è in settimana e quindi approfittando del weekend abbiamo detto perché non allungarci fino a San Martino in Pensilis. Quali le prime sensazioni? Beh, sicuramente la curiosità di assistere a questa corsa veramente singolare. Io quando l'ho vista, ho visto su internet le immagini, sono stato curioso appunto di vederla dal vivo. Un clima di attesa allora? Sì, un clima di attesa e poi vedere posti che magari apparentemente sembrano sperduti e desolati, che si animano così tanto, è veramente bellissimo. È un paese molto caratteristico, poi un panorama mozzafiato. Un panorama mozzafiato, veramente una sorpresa. Sono partita stamattina senza quasi neanche sapere a che manifestazione partecipavo e veramente sono emozionata. Avete provato anche il prodotto tipico di San Martino, la pampanella? No, non ancora. Sempre. Allora un consiglio da parte nostra, almeno a degustare un panino. Sicuramente adesso, immediatamente.